Arriva in edicolo Carta Modelli Magazine del mese di dicembre, che ci propone come da copertina tutti i look per le feste, da quelli più eleganti a quelli più formali. Per chi non avesse dimestichezza con le riviste di Carta Modelli, ti lascio il link per il mio videocorso dove imparare ad utilizzare le riviste e quindi realizzare tutti i capi proposti. Ma entriamo nel vivo, qui troviamo tutte le proposte. Il colore blu è il protagonista di questa stagione, come si evidenzia dalle varie passerelle. Ecco qui quindi un abito realizzato con un tessuto in paillette lungo, leggermente svasato, è appunto un crepe di seta con il tulle ricamato. Lo scollo è all'americana e c'ha la goccia qui sul davanti e queste finte maniche drappeggiate in tulle, davvero elegantissimo. Si può realizzare con altre proposte di tessuto. È un colore alternativo al nero, molto elegante il modello e anche il tessuto è davvero speciale. Le taglie dalla 36 alla 48. Troviamo poi la sezione dei look natalizi per sfoggiare eleganza durante le cene, durante le feste più serie. E troviamo quindi questa camicia, questa blusa dalla cucitura semplice nelle taglie dalla 36 alla 48 in crepe con la linea diritta e le maniche a giro, il collo con questa bella piega davanti che creano questo ampio drappeggio. Facile appunto da realizzare, bello anche il colore. Qui portate insieme a dei pantaloni in voile, taglie dalla 36 alla 48. Misto perché ha una parte corta e chiusa quindi in un tessuto non trasparente e poi il voile sotto nell'altra parte. Ciò non toglie che si possa realizzare tutto il pantalone con lo stesso tessuto coprente. È lungo, svasato, stile palazzo, molto carino e il cinturino è diritto con i passanti. Abbinamento azzeccato, bellissimo anche questo completo con questo tailleur bianco, ma che può essere realizzato come da consiglio anche in nero. Alla linea semplice e diritta troviamo il blazer in twill con i fianchetti sul davanti e dietro, le tasche a doppio filetto con la patta e il collo a scialle. Taglie dalla 36 alla 48, abbinato a questo pantalone di cui non si vede bene la lunghezza ma sarà fino in fondo. Le tasche sono sagomate inserite nelle cuciture dei fianchi davanti e il filetto unico con le pence nel dietro. Abbinato qui a questa camicia super elegante festaiola in questo crepe di paillette, il carré con le pieghe doppie qua dietro. Incrociate, la battonatura è nascosta. Il collo è da camicia con listino, davvero un completo molto elegante. Bello anche questo chemisier, in particolare in questa stagione, soprattutto in questo bel tessuto di voile lamé. Ha questa abbottonatura nascosta e soprattutto è bella questa arricciatura qui laterale, arricciata in vite la gonna a tubo con il sormonto, come si vede da qui e anche dal disegno. Bello l'abbinamento, trovo che sia molto anche elegante e qualcosa di speciale. Per le più giovani, visto la lunghezza di questo vestitino stile Charleston, che però può essere realizzato appunto anche con una lunghezza diversa, questo è realizzato con un crepe con frange di paillette, semiaderente piuttosto corto, appunto lo scollo all'americana sul davanti e la profonda scollatura dietro. Questo per la notte di Capodanno ideale. Portato qui con questa carinissima pelliccia in ecopelliccia bianca e alla linea diritta, questa è la cucitura veramente semplice, le tasche sono nelle cuciture laterali, le maniche sono scese e la scollatura leggermente alzata. Nelle taglie dalla 36 alla 48, abbinamento davvero elegante. Passiamo poi alla sezione dress code per le feste, più serio, troviamo qui questo blazer a righe, doppio petto, realizzato in crepe di lana e con i fianchetti e le cuciture al centro, il collo a revers e le maniche a due pezzi. Le spalle sono importanti. Abbinato a questa gonna invece in ecopelle della cucitura semplice, è composta da quattro teli arricciati per regalare ampiezza e poter modellare la silhouette grazie anche a questo cinturino alto. La lunghezza è midi, ma si può realizzare anche più lunga o più corta. Nelle taglie anche qua dalla 36 alla 48. Troviamo qua invece due completi con il pantalone. Qui abbiamo una maglia abbinata al suo pantalone con il tessuto in paillette. Qui
qui è un tessuto a maglia tubolare appunto in paillette con le maniche a pipistrello, il collo alla coreana e costine in fondo, anche se qua non si vede bene. Abbinate a questo pantalone in jersey con paillette, l'ampo è laterale, invisibile a sinistra, il cinturino diritto e il pantalone al taglio diritto, anche se qua dalla foto sembrerebbe un pochino svasato. E entrambi sono cucitura semplice e si va dalle taglie dalla 36 alla 48. Troviamo qui invece un pantalone, anche questo è una cucitura semplice, taglie 36-48, realizzate in tessuto drill, il lampo è invisibile sul lato sinistro e il taglio leggermente a campana, un pantalone che si può utilizzare veramente in qualsiasi occasione. Bellissimo anche questo completo, sempre nelle tonalità del blu, tra la blusa in seta, in crepe di seta, con questi volant verticali, le maniche con i polsini e il collo alla coreana. Qua c'è un lungo nastro. Portate insieme a questo pantalone realizzato in velluto scuro. E le tasche sono sagomate e inserite nei fianchi e dietro abbiamo le tasche finte a filetto. La lampo è al centro e c'è il cinturino. Portate per sdrammatizzare il colore con un blazer rosso in jersey di velluto. Il velluto quest'anno va moltissimo, è semiaderente con le pants davanti e la cucitura dietro. Le maniche a due pezzi e il reverse è sormontato. Bello l'abbinamento. Abbiamo poi lo stile British, inglese delle campagne, stile Balmoral, quindi tessuti in principe di Galles, colori più del bosco. Deve piacere lo stile, non è per tutti, alcune cose mi piacciono, devo dire. Qua abbiamo la giacca a quadri abbinata alla gonna, la gonna alla cucitura semplice. La giacca è in lana, il taglio classico, le maniche a due pezzi con gli spacchi, le tasche a filetto con la fatta, il collo a revers. Leggermente ampi. Abbinata a questa gonna che invece è sempre in lana, è svasata, la lunghezza midi è asimmetrica grazie a questo inserto sul lato destro che crea volume nella gonna. Troviamo invece qui un abito stampato, uno chemisier, anche se non si vede perché è coperto dalla maglia, tagliato sotto il seno con la bottonatura nascosta fino alla vita e molto ampia la gonna. Portato qui insieme a questa giacca in piedi pull. Da taglio diritto, il collo a revers, le maniche a due pezzi, le tasche a filetto. Le taglie vanno dalla 34 alla 46. Qua abbiamo l'abbinamento di questo cappotto a quadri. Mi piace questo, non lo porterei con questi pantaloni, però mi piace il cappotto. Il doppio petto realizzato in lana a quadri con lo spacco dietro, ampi revers, le maniche arricciate in fondo, bella questa manica. Grazie a un'originale piega, qua c'è il bottone. Portati insieme a questi pantaloni gonna. La cucitura è semplice, sempre in piedi pull. Il modello pirata, leggermente svasato. E il cinturino è diritto. Sono carini comunque. Le taglie vanno dalla 34 alla 46. Molto carino invece questo mi piace, il piumino a maniche corte, è un disegno particolare anche se non si vede benissimo dalla foto qui sul fianco, è in poliestere trapuntato impermeabile con il cappuccio, il profilo di abbottonatura sullo scollo qui davanti e delle originali aperture che però non si vedono bene, le tasche sono qui diagonali sul davanti a listino. Portate insieme alla gonna plissé dalla cucitura semplice in crepon di poliestere bianco e il cinturino. Con elastico in vita, quindi veramente facile. La lunghezza ai midi è leggermente svasata. Taglie dalla 34 alla 46. Nella sezione delle passerelle vediamo come il velluto regali quel tocco di eleganza alle proposte. Abbiamo quindi qua una maglia, una blusa molto importante con queste spalle veramente grandi. La cucitura è comunque semplice. È in velluto stretch con le pieghe oblique qua sul davanti che partono dalle spalle. Le maniche sono maxi, i polsini lunghi e il girocollo è chiuso sul dietro. Qua invece troviamo il pantalone che tra i consigli ci dice che si dovrebbe portare più spesso e che regala proprio il tessuto quel tocco di eleganza in più. Questo pantalone ha le pieghe sul davanti e le pants dietro, la lampo è al centro davanti e il cinturino diritto con passanti. Particolare questo cinturino.
Troviamo poi carinissima questa giacchina di velluto che ha i fianchetti sul davanti e questo originale pezzo in fondo, questa vaschina, le maniche a due pezzi con le pence sul colmo e il collo alla coreana. Mi piace molto il colore caldo, taglie dalla 34 alla 46. Bello anche questo abbinamento di questa camicia veramente molto importante, portata insieme a questo pantalone di velluto dal taglio veramente particolare, che ha le pieghe in vita, gli spacchi laterali in fondo, la lampo invisibile e i gancetti nascosti nel cinturino. La vita è davvero alta. Abbiamo poi la sezione delle taglie forti con degli abbinamenti di cappotti e vestiti. Troviamo qui il doppio petto elegante in panno di lana con il collo a revers, le maniche a due pezzi con spacco e le tasche a filetto compatta. Portato insieme a un abito lunghezza midi in popla in di cotone con le maniche raglan arricciate sui colmi e l'elastico in fondo nel polsino, lo scollo a V con sormonto. Il vestito è bello, mi piace, come mi piace molto anche questo vestito qui, realizzato in viscosa. Con le arricciature sul davanti e dietro, le maniche lunghe, con le pieghe sugli scalfi, la scollatura appunto a V. Bella questa chiusura sul dietro. Le taglie qua sono dalla 50 alla 58 e qui erano sempre dalla 50 alla 58. Qui portato insieme a un cappotto verde in panno di lana, verde scuro, con le spalle curve, come si vede da questa foto, le tasche, con listino e il collo a revers. Infine troviamo questo abbinamento sicuramente particolare per le più giovani, il vestito è molto corto ma si può realizzare anche un pochino più lungo. Mi piace molto l'abbinamento dei colori, questo l'abito appunto corto dalla cucitura semplice, taglie dalla 50 alla 58 in tweed di lana, con lo scollo tondo, come si vede dalla foto, le maniche corte e diritte. La lampo si trova sul dietro, portato questo, insieme a questo doppio petto. Con i bottoni dorati, è bello il taglio moderno giovanile in levatina di lana. Le tasche sono applicate qui sul davanti. Il collo è da camicia, le maniche a due pezzi, i bottoni dorati con la doppia bottonatura. Infine abbiamo la sezione tutta dolcezza per le bimbe, dalle più piccole qua si va dai 9, 12, 18 mesi, questo abitino di velluto tutto arricciato nella gonna alta è davvero bello in velluto panné, il carré qui sul davanti, i polsini qua arricciati con un piccolo bottone. Qua invece troviamo una salopette in velluto, carinissima anche questa, con la pettorina sul davanti con i volant qui lateralmente, le bretelle incrociate e allacciate dietro. Le gambe sono anche arricciate qua in fondo. Qua troviamo invece per l'età dai 2, 4 ai 6 anni. Questo abitino blu e bianco in satin di cotone con la gonna plissé in crepe di seta bicolore e volant lungo gli scalfi. Lo scollo è tondo. Chi sceglie i pantaloncini? Ecco qua un pantaloncino dalla cucitura semplice nelle taglie 2, 4, 6 anni in tweed di lana con le pieghe sul davanti e le tasche sagomate nella cucitura dei fianchi. Il cinturino è diritto con elastico. E troviamo il fiocchettino sul davanti. Portato insieme a una blusa a plumetis, anche se nella foto non si vede bene, vediamo qua nel disegno, ha la fodera in batista con una balsa arricciata in fondo, le maniche con i polsini qua, i volant, le ruche decorative sullo scollo. Qua troviamo gli ultimi appunti di cucito, per come realizzare le pence. E fare i punti di cucitura, sempre interessante da leggere. E infine troviamo le istruzioni per realizzare tutti i cartamodelli. Spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere qual è il tuo capo preferito. Lasciami un commento. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale. Clicca sul pulsante iscriviti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!